Assessore, oggi presentiamo qui i risultati di un progetto importante che vede anche le realtà sarde tra quelle vincenti e in particolare il territorio di Villa Cidro, già noto in tutta Italia per la qualità dell'olio extravergine di oliva. Sì, assolutamente. Villa Cidro abbiamo una cultura olivicola millenaria, diciamo, perché è proprio nella nostra cultura l'allevamento olivicolo. Io dico sempre: non c'è un villacidrese che non ha una pianta d'olivo, perché proprio ce l'abbiamo dentro. In questi ultimi anni era stata un po' trascurata, forse per la crisi generale dell'agricoltura, però grazie all'organizzazione di Nicola e di tutte le persone che gli stanno attorno, che si stanno dedicando anima e cuore, questo comparto sta riprendendo un grande valore e sta diventando un'opportunità di lavoro per i nostri giovani. Ecco. Quindi lei vede dei segnali di ripresa, perché prima parlavamo con la collega della CISL e non era esattamente molto ottimistica, però lei ci fa respirare un po'. No, io invece sono ottimista perché vedo che c'è un ritorno importante a questa attività che può essere, anche se non attività a titolo principale, può essere un incentivo al reddito per le famiglie che in questi periodi di crisi e con le crisi mondiali che stiamo vivendo, reputo che sia una cosa importantissima. Ecco. Abbiamo ascoltato il suo intervento, davvero molto interessante, perché conteneva degli elementi utilissimi anche per un pubblico più largo di quello degli stretti produttori. In particolare, per esempio, oggi ho imparato di stare molto attento all'olio grezzo, non che sia cattivo di per sé, ma perché espone ad alcuni rischi. Esatto, l'olio non filtrato è un olio che deve essere appunto stabilizzato proprio per evitare che i fondami costituiti da morchia e acqua di vegetazione possano in qualche modo incidere negativamente sulla massa dell'olio stoccato o conservato. È un qualcosa che va eliminato il prima possibile, perché sono responsabili delle fermentazioni che appunto conferiscono all'olio dei difetti sensoriali ma anche difetti chimici. Quindi possiamo affermare che l'olio grezzo ha una durata, una conservazione sicuramente più breve dell'olio filtrato? Assolutamente sì, e questo purtroppo rilevo che spesso e volentieri non è indicato in etichetta. Per cui l'olio venduto come tale dovrebbe essere commercializzato in un periodo ben preciso e chiaramente consumato in un periodo altrettanto breve. Un altro consiglio utile, prima di passare ad un aspetto un po' più tecnico che sicuramente vi interesserà, è quello relativo all'olio congelato. Anche l'olio congelato presenta dei rischi, ci ha fatto capire stamattina, quindi grazie. Sì, l'olio non dovrebbe gelare, dovrebbe stare in locali in cui la temperatura è più o meno costante intorno ai 15-18 gradi, perché temperature più elevate, soprattutto in presenza di contenitori scolmi, può innescare processi ossidativi importanti. Al contrario, oli che tendono a gelare in realtà tendono a far precipitare tutta una serie di sostanze che poi in qualche modo deteriorano il prodotto finale. E veniamo qui a quello che interessa ai nostri amici agricoltori. Ovviamente è proprio questo l'aspetto che noi vogliamo sottolinearvi. Non è solo una questione di gusto e di rispetto del consumatore, ma anche una questione proprio di qualità dell'olio che si va a produrre. Quindi è necessario filtrare, è necessario seguire un percorso specifico che lei ci illustrava oggi, cioè quello dalla molitura. La molitura e poi chiaramente filtrazione praticamente immediata, possibilmente farlo fare in frantoio, è la cosa migliore, oppure chiunque può dotarsi di piccoli filtri a costi abbastanza accessibili per poterlo fare immediatamente in casa. E questo consente di stabilizzare subito il prodotto e non toccarlo più fino al consumo, insomma. Quindi l'importante è evitare quanto più possibile il contatto con l'ossigeno, che è uno degli elementi maggiori di ossidazione, ovviamente, ma lei ci diceva anche, appunto, la presenza delle morchie, cioè di quello che noi troviamo sotto, quello strato che spesso si trova in alcuni oli, soprattutto del supermercato o in anche alcuni altri che ci vengono venduti come prodotti di qualità. Sono un segnale di qualità, invece, o un segnale di potenziale rischio sulla bontà dell'olio? Diciamo che il rischio è molto elevato, soprattutto se questi oli con le morchie stanno in ambienti molto, diciamo, caldi, con temperature superiori ai 18-20 gradi, perché queste sostanze qua tendono a fermentare e a rovinare irreversibilmente il prodotto. Allora, un consiglio sempre per i nostri amici agricoltori, quindi il filtraggio, non tutti i filtraggi sono uguali, ma questo lo saprete anche per vostra esperienza personale. Oggi abbiamo imparato che esiste un modo migliore, o meglio quello consigliato per filtrare l'olio. Sì, un modo molto semplice ed è anche abbastanza economico, quello di filtrare con i cartoni di cellulosa che sono facilmente reperibili in commercio, sono facilmente utilizzabili. L'importante è seguire tutte le
le procedure corrette, l'orientamento, la pulizia, il grado di pulizia che i cartoni possono realizzare, perché effettivamente sono numerati e a seconda delle ditte possono andare da 0 a 10 oppure a numeri superiori. L'importante è prendere almeno lo sgrossante, che è quello che allontana acqua, l'acqua di vegetazione residua e le morchie. Tutto il resto, insomma, è una cosa facilmente gestibile, purché sia fatta in ambienti puliti e chiaramente non si esponga per lungo tempo all'olio all'aria. Un ultimissimo elemento è quello relativo appunto al filtraggio possibile con le farine fossili. Un'altra cosa che lei ci ha detto oggi, cioè la farina fossile, questo tipo di filtraggio in realtà non migliora l'olio, ma rischia di fargli perdere alcune caratteristiche. La farina fossile fa una filtrazione molto più spinta rispetto ai cartoni, è per quello che è anche poco diffusa. Poi necessita anche di più manodopera, più strutture, più attrezzature, mentre invece è più facile reperire sul mercato dei filtri a cartone. Chiaramente fanno una filtrazione più spinta rispetto ai cartoni, volendo ovviamente, che però se non eseguita in maniera corretta può privare l'olio di quelle sostanze che invece cerchiamo di preservare. Quali sono le prossime sfide per l'agricoltura sarda e quali sono i temi su cui vi state impegnando tutti i giorni? Sicuramente l'agricoltura sarda è impegnata sull'agricoltura sostenibile, sostenibilità, lo sentiamo dire dappertutto. L'agenzia Laore si occuperà di agricoltura sostenibile sia attraverso il PAN, il nuovo PAN, piano nazionale sull'uso dei prodotti fitosanitari, ma anche su altre attività che sono la conservazione della sostanza organica nei suoli, il rispetto dei pronubi, un'agricoltura, soprattutto un rispetto e un risparmio della risorsa idrica in agricoltura. Sono sfide queste molto ambiziose, che però tengono a che fare anche col cambiamento climatico. Avete già avvertito dei cambiamenti in Sardegna? La prima domanda la volevo fare. La seconda invece anche la situazione degli invasi, se ci può dare un'idea. Gli invasi, diciamo che a occhio e croce, perché non ho dati alla mano, però dovrebbe essere una situazione abbastanza buona come dotazione idrica. Teniamo conto che e tenete conto che quest'anno però ha piovuto poco, perché dopo novembre al sud Italia le precipitazioni si sono bruscamente fermate. Non abbiamo nemmeno una media di 100 mm in tutta la regione da gennaio ad oggi, quindi sta piovendo veramente poco, ne risentono soprattutto gli erbai autunno-vernini e i cereali vernini. Oggi siamo a Villa Cidro, come sapete, e parliamo appunto di un bellissimo progetto che ha messo insieme tre regioni nella produzione di olio di qualità. In particolare oggi parliamo della qualità dell'olio sardo. Siamo in una delle, diciamo, delle aree più importanti di elezione per la qualità dell'olio sardo. Cosa ne pensa di questo progetto? Quali sono le cose che ha portato qui? Cosa ha trovato di positivo in questa idea? Allora, prima di tutto vi dico che ho iniziato io nella creazione di questa UP con l'amico Nicola. Abbiamo creato una... Io faccio parte di Terra Viva, è una associazione della CISL nel settore agricolo. Cosa dire? Abbiamo una realtà positiva, stiamo lavorando tantissimo, abbiamo creato nuove aziende, le stiamo portando avanti con sacrificio, però vedo che anche oggi abbiamo fatto questo convegno seguito da molti, dall'amministrazione e da altri colleghi. Una cosa positiva, non posso dire che stiamo solo lavorando come pazzi, quella è la cosa più importante. Un buon segnale, quando si lavora vuol dire che c'è business. E una delle cose però che ci tenevo a ricordare ai nostri ascoltatori è soprattutto il tipo di oliva che producete qui, cioè qual è il cultivar che c'è a Villa Cidro? Il cultivar principale è l'olivo di Villa Cidro, è un'oliva... di una qualità differente. Poi produciamo anche la Bolzana, ne abbiamo 500 ettari solo lì a Soldevani, quindi abbiamo una bella... però la principale e migliore, io credo in assoluto, in Sardegna è la terza, che sarebbe l'oliva di Villa Cidro.
Lei ci parlava di segnali positivi, ci sono nuovi imprenditori giovani che stanno tornando alla terra, alla produzione dell'olio? Sì, abbiamo molti produttori che adesso col PSR partiranno, perché io ho avuto molti contatti con giovani che hanno belle aziende e vogliono crescere. Il settore olivicolo qui a Villa Cidro è importante e sta crescendo. Siamo qui oggi a festeggiare a Villa Cidro i risultati di un bel progetto che ha visto insieme uniti produttori di olio extravergine di oliva di Calabria, Sardegna e Lazio. Parliamo con Alfonso Ruffo, che è il coordinatore del progetto. Alcuni dei risultati, alcune delle cose che avete fatto sono molto importanti per la vita, non solo al momento delle piante degli allevatori di olive, ma anche di quello che accadrà in futuro, in particolare le tecniche di potatura e le tecniche anche di cura delle piante nel lungo periodo. Bene, mi è piaciuto il fatto che nell'introduzione hai parlato di allevare. Infatti la pianta è un qualcosa di vivo, che va portata, va seguita fino a raggiungere la produzione. Va seguito in tutti gli aspetti fenologici e in tutte le cure vegetative. E questo è stato fatto mettendoci insieme. Arduo, molto probabilmente all'inizio è sembrato il progetto, ma come al solito quando le cose sono ardue, noi calabresi ci si impegna in modo forse con maggiore tenacia e maggiore determinazione, e la spinta avuta dalla politica della mia associazione è stata quella di cercare di realizzare una cooperazione tra virgolette omogenea, almeno dal punto di vista sia politico che progettuale, e quindi da messi in atto sul territorio di azioni che avessero la stessa valenza sia in Calabria che in Lazio che in Sardegna. La fortuna è stata quella di trovare uno staff tecnico in Sardegna e in Calabria che ha messo del suo e che ha collaborato pienamente sia alla stesura che alla messa in atto del progetto stesso. Alcune delle cose che appunto ci hai raccontato in precedenza sono degli interventi tecnici che avete realizzato. Vuoi raccontarli anche a chi ci sta guardando che cosa avete realizzato con questo progetto? Perché è un progetto che non era solo sulla carta, ma un progetto che effettivamente ha portato i benefici. Ebbene, la funzione dell'attività che abbiamo svolto oggi qui a Villa Cidro è proprio quella di raccontare quella che la OP, Associazione Olivicola Cosentina, come le altre OP che sono beneficiarie di questo stesso tipo di progetto, fanno sul territorio con gli investimenti comunitari. Perché dobbiamo parlare di investimenti, non sono soldi dati d'amblè al produttore, ma sono soldi dati alla OP perché le cose vengano messe in atto sul territorio per un miglioramento generale sia della vita che della qualità del prodotto olio, del prodotto finale che è il prodotto olio. Quali sono stati gli interventi più importanti? Proprio per volontà e scelta del Ministero è stato quello di rimettere insieme un disciplinare di produzione integrata scritto a sei mani tra Calabria, Lazio e Sardegna, che fosse omogeneo, che raccogliesse in sé e omogenizzasse tutti gli intendimenti del Ministero assieme a quelli che sono i dettami delle diverse regioni. Così è stato fatto, è stato messo in atto un disciplinare che poi è stato applicato, il cui racconto è nei quaderni di campagna, quindi nell'assistenza tecnica. Poi c'è l'azione 3, che è quella forse più importante, è quella che mette insieme la tecnica con la divulgazione e quindi la formazione diretta in campo per l'utilizzo dei concimi, per l'utilizzo delle macchine, per l'utilizzo della potatura, per l'utilizzo e il risparmio energetico, quindi il risparmio dell'acqua della irrigazione, utilizzando concimi idrosolubili in impianti opportunamente realizzati per quanto riguarda l'irrigazione degli ulivi, in modo da risparmiare sia la risorsa idrica, ma ottimizzare l'intervento di concimazione alle piante. Inoltre, non ultima, è l'azione 4, che è quella che ha messo insieme i frantoi, quindi la capacità di trasformazione, con la capacità di raccolta e di produzione delle olive da parte delle aziende olivicole, mettendo in relazione i diversi tempi, sia la possibilità di raccogliere in modo appropriato, di stoccare il prodotto raccolto e di trasportarlo in frantoio nel più breve tempo possibile e quindi garantendo il mantenimento della qualità. Alla fine, come apice, il racconto di tutto è nella tracciabilità delle produzioni, e quindi abbiamo
creato, messo insieme un manuale di tracciabilità che è stato applicato sia in Lazio che in Sardegna che in Calabria, con l'ottenimento della certificazione di tracciabilità da un ente terzo che è CQSQA, che ci garantisce e ci dà la possibilità che con un unico codice, solo perché è distinto dalla S per la Sardegna, dalla C per la Calabria e dalla L per il Lazio, ha la possibilità di raccontare la storia del prodotto e quindi di tracciarlo dallo scaffale alla pianta che ha generato quella produzione. E allora, chi invece ci sta guardando e non è un allevatore di olivi, quando troverà questi prodotti sullo scaffale? Sono già presenti o dobbiamo ancora aspettare qualche mese? Perché questi prodotti tracciati siano sullo scaffale ci vorrà almeno altri 2 mesi, perché l'idea è quella di creare un'etichetta unica che racconti una storia unica che viene messa insieme tra Sardegna, Lazio e Calabria. Ci troviamo qui in una terra millenaria di ulivi e in particolare in un uliveto centenario, con piante centenarie, insieme a Nicola Solinas, che è uno dei coltivatori protagonisti di quest'area. A Nicola chiediamo allora, mi sai spiegare quale sia il significato vero per voi della presenza di questi ulivi così longevi? E raccontaci un po' la storia di questa terra, del loro significato, di quanto valgano per la comunità di Villa Cidro. Grazie all'amico Massimino. E qua ci troviamo, come ha detto lui, nello splendido parco del contesto di San Sisigno. È divertente che vi parli da dentro una pianta d'olivo, precisamente di olivastro, perché da qui praticamente noi partiamo per l'amore della pianta della nostra terra. E noi qua all'interno di Villa Cidro, nel nostro contesto dell'OP, siamo partiti e abbiamo praticamente iniziato con le varie misure dell'attività 2, la 2B, la relazione 3A e la 4A, che praticamente abbiamo dato una mano agli olivicoltori per quanto riguarda diciamo, il monitoraggio della tignola, poi gli impianti di irrigazione, gli acquisti di macchinari, tutto grazie, diciamo, ai contributi ministeriali avuti grazie alle organizzazioni di produttori. E non solo, adesso stiamo facendo un patto di filiera affinché gli olivicoltori riescano praticamente ad avere degli altri contributi e ad essere praticamente più competitivi nel mercato nel comparto olivicolo. Oggi praticamente, come ci troviamo in questo parco di olivastri plurimillenari, per noi è un patrimonio umanitario, un patrimonio culturale che noi preserviamo e lo utilizziamo praticamente più a livello diciamo turistico. Da qui comunque noi siamo partiti, perché è nata nei dintorni di questo parco di San Sisigno la meravigliosa cultivar che prende il nome di Nera di Villa Cidro, che è la sinonima dell'Editrana, solo che qui ritroviamo piante millenari e plurimillenari. E questa qui, la varietà di Trana, è una varietà molto complessa perché ha degli aspetti molto emozionanti dal punto di vista olfattivi e gustativi. Infatti la Nera di Villa Cidro si presenta all'olfatto con sensazioni di pomodoro, di cardo, carciofo, quindi ha un'ottima complessità, e in bocca praticamente rispecchia quell'amaro, quel piccante quelle sensazioni di astringenza di cardo che sono caratteristiche di questa cultivar, di questa varietà, ed ha praticamente insieme delle due cose una freschezza, un'armonia molto interessante. E qua per la maggior parte nel parco del territorio di Villa Cidro ci sono circa 1380 ettari, di cui 500 impiantati dopo la guerra come praticamente riforma agraria, e gli altri praticamente sono tutte di varietà autoctona Nera di Villa Cidro, che come ho detto poc'anzi sono plurimillenari, e ritroviamo impiante importanti lungo tutto quanto questo areale. Thank you.
Cari amici, io vi ricordo le opportunità e le principali scadenze che interesseranno le prossime settimane. Continua la campagna di formazione di CR Calabria attraverso i corsi di Yes ai Startup. Per coloro i quali non hanno ancora compiuto i 35 anni d'età e vogliono aprire una nuova attività imprenditoriale, sono aperte le iscrizioni per la formazione gratuita all'autoimprenditorialità. Attraverso il corso di 80 ore è possibile ottenere un punteggio di 9 punti da utilizzare nella valutazione delle domande di Resto al Sud e di Self-Employment. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni vi invito a contattare i numeri in sovrimpressione. Importante per gli agricoltori titolari di fascicolo aziendale, vi ricordo che occorre presentare la domanda unica 2022. Vi invitiamo dunque a recarvi presso i centri di assistenza agricola per aggiornare la vostra posizione e predisporre il corretto invio della domanda. Per i nostri associati, i nostri uffici sono a vostra completa disposizione per ricevervi e fornirvi tutte le informazioni utili. Per il comparto agroalimentare, ricordo che il Ministero ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando relativo agli investimenti di filiera. Attraverso la partecipazione al bando è possibile finanziare gli investimenti in agricoltura al 100% con un contributo del 50%. Per maggiore informazione i nostri uffici sono a vostra completa disposizione ai numeri in sovrimpressione. Ricordiamo infine che sono sempre aperte le iscrizioni per i corsi di laurea e i master Pegaso e Mercatorum. La nostra sede è ICP ufficiale delle Università Telematiche. Per assistenza e informazioni vi invito a contattare i numeri in sovrimpressione. Grazie della vostra attenzione, vi invito a seguirci sul nostro sito www.icrcalabria.it, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Arrivederci alla prossima puntata.